Alberto Alquadi invece, che ci ha fatto compagnia il lunedì scorso durante la pausa di primo tempo di Lazio Milan. Bentornato Alberto. Ciao Alberto. Buonasera a tutti e forza Lazio. Bene ragazzi, allora innanzitutto partiamo col botto. Gianfranco, facciamoci raccontare un po' la trasferta, sì, di Andrea, sabato. Visto che la partita bene o male l'abbiamo vista, ne abbiamo parlato, raccontaci com'è stata invece proprio la trasferta, il viaggio. Il viaggio è stato abbastanza tranquillo, fortunatamente rispetto agli ultimi anni dove mi era successo un po' di tutto. Ho portato il piccolo, quindi la felicità della vittoria è un po' doppia, soprattutto per lui, perché se cominciano a saprare sconfitte già da piccoli è un problema. Andrea, però a Empoli Sbernino. Ad Empoli Sbernino, a Firenze Arianna. Bisognava portarli più spesso in trasferta sti ragazzi. In Toscana però. Hai ragione, in Toscana, sì. Dobbiamo soltanto aspettare le trasferte toscane. E per il resto, è vero, dopo mezz'ora di viaggio già diceva quanto manca. il problema di portare a bambino è questo, ecco. Fortunatamente siamo riusciti con un po' di chiacchierate un po' a destra e a sinistra, parla più del meno, siamo riusciti ad arrivare ad Empoli. Il parcheggio ospiti era praticamente completo, anzi addirittura non dovevo aprire un altro parcheggio nelle vicinanze per noi, e dentro il settore credo che siete accorti, non so se si sentiva, sì. Ma è stato abbastanza compatto. I tre settori che di solito sono riservati a chi viene da fuori, due erano completi e l'altro era vuoto. Ma eravate quasi più voi che loro? Sì, loro fuori da tribuna, mentre la curva opposta è praticamente vuota. E numericamente, numericamente Andrea, eravate intorno alle 2000 unità, giusto? Sì, forse qualcosa in meno, non so quantificare uno spicchio di settore quanto ne può portare. Beh, comunque tanta gente, sono 1500. Beh, sì. Veramente tanta gente comunque. Una spiegata di forze dell'ordine mai vista, non so che servivano. E in ogni metro, ogni incrocio c'era almeno 4 pattuglie. E dentro è stata una festa goliardica. Credo che è stato il top, si è tenuta poi con la squadra che era venuta sotto i tabelloni, diciamo a stessa porta. Poi sono un attimo a guardare tra di loro, il primo a spingere ad andare sotto è stato Immobile, il primo a dare la maglia è stato Wood, e di conseguenza poi altri Biglia, credo, anzi sono quasi certo. E poi cosa strana, è venuto Gaeta a salutare, a ringraziare, e ritornava indietro all'altezza sempre della porta, gli si è avvicinato Manzini, gli ha detto qualcosa all'orecchio, lui è tornato indietro, ha ritirato la maglietta, ovviamente non l'ha lanciata, vabbè, l'ha praticamente regalata a chi sapete voi. E per il resto sì, per conclusa una bella cosa, sì. E ecco, l'immagine che mi porto dietro era le lacrime di Alessandro, non mi ricordo se è al pareggio o al 2-1, e quello è stato un po', perché la sente abbastanza, è molto emotivo, quindi aveva paura dell'ennesima sconfitta, e quindi lì invece c'è stato uno sfogo definitivo e si è emozionato. Beh, una bella cosa, sì. Una bella immagine, dai. Sì, alla fine mi ha ripagato del sacrificio che ho fatto. sì, poi ho visto la foto che hai messo con in mano una piccola bandiera. Sì, no, era abbastanza grossa, era di un gruppo lì che poi alla fine uno lo conosco pure, e praticamente il figlio di Federico può prendere già il posto, il figlio di Francesco può prendere il posto del cinese, perché è vestito e se mancava che si metta sulla balustra e lanciava i cori. Vabbè, piccoli bambini crescono. Sì, e non viene raccontato la figlia di Francesco, perché a quel punto si sentiva quasi il gatto nero della situazione, invece si è sbloccato anche lui. Ottimo. A questo punto possiamo dirlo, il turco sta a casa, ecco. Ufficiale.
Sì, ufficiale. Un po' di sana scaramanzia. Invece per quanto riguarda, siamo riusciti a non prendere l'autovelox dove l'avevamo preso due anni prima. Non mi ricordo, e il mio amico che ho fatto il viaggio si è addormentato, quindi Andrea si è fatto Arezzo Roma tutta per una tirata. Questa è una scena che già mi hai raccontato pure altri anni, quindi forse sei proprio te che porti a addormentare le persone. Esatto. Senti Andrea, ho avuto un Bernino in macchina, sono riuscito a addormentarsi. Bene. No, Bernino si è mangiato un panino e 11:30 si è addormentato, anche perché la mattina alle 9 dovevamo andare a giocare a pallone, quindi quindi fine settimana impegnativo. Molto ancora, cioè, sono arretrato ancora. Invece Andrea, Alberto, cosa vi ha impressionato di più della Lazio di sabato? Vai Alberto. Io purtroppo non l'ho visto, stavo fuori, ho visto solo le immagini, ma purtroppo da quello che ho visto per le immagini, come al solito, quello che impressiona di più è quanto crea la Lazio. Ho visto un primo tempo comunque quasi a una porta, da quello che sì, le immagini sì, che sì, hanno fatto sì, assolutamente. Però non si riesce a concretizzare tutto quello che si crea, e quella è la cosa più brutta, quella che lascia più impressione. Poi alla fine è andata bene, è andata come è andata, quindi come al solito, gol della domenica a Empoli non è la prima volta che ci capita, sempre a noi, però insomma alla fine i tre punti li abbiamo portati via. Sul gol, non sul avete notizie dei Frai? No, non ci sono novità. Invece la domanda era un riposo precauzionale? Sì, per quanto riguarda il ginocchio aveva avuto qualche affaticamento, l'aveva detto in conferenza stampa pre-partita Mizzaghi, c'erano 3-4 infortunati da valutare, vedere chi schiere meno. Poi essendo un reparto dove fortunatamente la Lazio c'ha possibilità di scelta pure abbastanza ampia, ha fatto bene. Sì, diciamo dietro, anzi mi hanno stupito anche i voti dei giornali con Wallace e Wood su tutti, 6.5, anche un 7 mi sembra di aver visto. Comunque io vado un po' controcorrente, ha fatto un grande possesso palla, ma alla fine il portiere loro ha parato proprio salva risultato, non è che ne ricordo tanto, soprattutto nel primo tempo. Quello di Parolo? Quello del tiro da fuori di Parolo, sì. Sì, anche se era un po' più... Ma infatti Andrea, più che grosse parate del portiere, la Lazio ha sbagliato proprio sotto porta alle azioni importanti, sì, comunque ci siamo, diciamo, arrivati di... sì c'è stata quella sempre di Parolo, forse una di Parolo, il palo. Quella che ha tirato il palo dall'altra parte del... un tiro da fuori Parolo, un altro sì che se l'è mangiato, il tiro di Anderson. Sì, ma comunque le azioni della ruota il gioco ce l'ha. La finalizzazione negli ultimi 20 metri è il problema. Sì, vedo tanto movimento di Immobile sul fronte destra, sinistra, e credo che quello è molta generosità, ma credo che lui si debba concentrare soprattutto negli ultimi 16-20 metri, e quel gioco non credo è molto dispendioso per lui, e anche se poi si dice che si arriva al poco lucido, ma il gol che fa del pareggio lì è molto lucido, e sembra un gol facile, ma un gol difficilissimo, perché lui lo prende di troppo, sì. E fa un gran gol da centravanti. No, più che altro perché prende il tempo. Il gran gol sta nel fatto di prendere la posizione al difensore, esatto. Da vero attaccante di quelli d'area di rigore, cioè gliela ruba, gliela strappa proprio lì, a quel punto deve soltare dentro. Sì, considera che poi è un tiro preciso e potente, quindi l'ha proprio piazzata bene in pochissimo, una frazione di secondo. No, però io sono dello stesso giudizio di Alberto, ma ad Andrea gli volevo chiedere su questo aspetto di Ciro Immobile. Ne parlavamo prima del collegamento con voi, ma tu pensi a cosa sia dovuto questo suo movimento? È un tipo di centravanti secondo me non di vecchio stampo, cioè non è un centravanti d'area di rigore, è un attaccante puro, cioè lui secondo me gli vengono naturali quei movimenti, non gli vengono manco neanche chiesti o neanche li fa lui per il bene della squadra, secondo me è proprio
fa parte del DNA di Ciro Immobile, per questo vedrei molto meglio Ciro Immobile con un altro attaccante vicino. Assolutamente, assolutamente, mi fa proprio il suo di indole, perché a Torino ha fatto quasi uguale, e diciamo il modo di gioco del Torino era un po' anche simile al nostro, no? Giocava con i due laterali e lui centravanti. E è proprio la generosità della persona, del giocatore, e anche se è vero che molte volte lui si trovava a sinistra, soprattutto nel secondo tempo, con Keita che si accentrava, quindi magari dove lui vedeva Keita il centralmente, lui poi si spostava automaticamente a sinistra, cosa che fa molto meno invece Felipe Anderson. Ma probabilmente credo che siano proprio indicazioni dei Inzaghi, non essendo nessuno dei tre centravanti puri d'area di rigore, tipo Mene e Giorgiovic, però non la prendete per buona quello che sta a dire. Sono proprio, è proprio Inzaghi che decide di cambiare posizioni centrali o destra o sinistra, secondo me. E poi, se non ricordo male, giocava con Belotti pure lui, no? In coppia, li faceva giocare insieme. Sì, sì. Ha giocato? Ci ha giocato, sì, ci ha giocato l'altro anno, infatti. Sì, sì, a Torino. No, dico, li faceva, non è che li alternava, giocavano anche insieme. No, giocavano anche insieme. Anche quando siamo andati noi l'altro anno, sì, quando sbagliò il rigore, giocavano entrambi i titolari. Qui in c'è l'Ambellotti, però. Lo sa che manca Immobile, che mi tengo questo pensiero, me lo tengo per me, e ve lo dirò magari tra 15 giorni, anche un mese. No, forse mi mancano quei gol. Forse già l'ho detto io prima. I gol all'Immobile. Quei gol spettacolari che faceva a Torino. Beh, diciamo, ne ha fatto uno, forse stato al Torino. Diciamo che ci sta provando da un po' di tempo, tiri al volo, impossibili. Ma è che non prende porta, però. Non prende proprio la porta. Vabbè, sta prendendo la mira, mo con calma, da qualche partita. Magari sì, sceglie quella giusta, come ha detto Andrea. Vai, Andrea. Secondo me avrebbe fischiato rigore se non segna Keita. Beh, oh, è evidente, no. Oh, come no? La parata. A parte che pure se poi quello è relativo, perché ieri al Cagliari gliene hanno negato uno che era pure più evidente rispetto a quello del tiro di Keita, di rigore. Quello l'ha proprio quasi stoppata al posto del portiere. Se l'ha quasi proprio presa, quindi quello pure in effetti è vero. Allarga il petto, e poi se tu guardi sta proprio davanti al quarto uomo, perché sta quasi sulla linea di fondo. Proprio sì, sì. Al Cagliari non danno neanche un gol al 93esimo, clamoroso. Sì, oltre a infatti ieri al Cagliari. Chi si è giocato il Cagliari e sbagli solo quella partita. È un po', insomma, se l'arbitro gioca del pareggio un po' di roba. Però di Rizzoli, più che la domanda di Andrea se dava il rigore in caso il tiro non entrava, c'è da sottolineare a inizio partita subito errore gravissimo, cioè quando con Felipe Anderson lanciato in porta, lui fischia la punizione. Quindi se fischia punizione là con Felipe Anderson lanciato in porta, io ho detto ha fischiato la punizione all'Empoli. Invece ce l'ha fischiata anche noi per ammonire il giocatore dell'Empoli, che là non aveva fatto niente. Milinkovic Savic gli ha levato il pallone e poi è partito Anderson. Quindi ha fatto tipo tre. Una prateria? Andava in porta. Sì, sì, stava dritto per dritto, centrale. Cioè ha fatto con un secondo tre errori. Le partite possono cambiare anche con questi episodi, perché su colazione non abbiamo un vantaggio, la partita magari è discesa. Esatto. Finisce tanto a poco se segni all'inizio. In una fase di calo mostruosa, leggevo oggi il giornale, è l'ennesima partita che sbaglia. Non lo so. Chi era l'arbitro? Rizzoli. Rizzoli. Mamma mia. Che l'altro giorno hanno notato che le Iene gli hanno fatto un servizio, soprattutto dopo Juve-Inter. E a distanza di anni ha confessato che l'errore della sua carriera è stato quando è stato mandato a quel paese 4 volte dal signor Totti. Ha confessato questa cosa. Ci ha messo un po' per capirlo. Non ho capito bene il labiale.
Sì, che poi non sembra, ma gli arbitri poi gli errori che commettono non è che gli scivolano via, soprattutto quelli gravi.